Sarà sicuramente capitato anche a te. Eri in discoteca, ti piaceva una ragazza e senza alcun problema ci sei andato a parlare. Però ad un certo momento lei se n'è uscita con una richiesta inaspettata: mi offriresti da bere? Tu come hai reagito in questa situazione? Io ho sempre pensato che se devo pagare per avere al mio fianco una ragazza, significa che la persona di fronte a me funziona come una giostra. Cioè, inserisci gettone e hai un lasso di tempo in cui la giostra gira, si muove, parla, suona e ti fa stare bene. Poi, ad un certo momento, la giostra si ferma e se vuoi farla ripartire, devi mettere un altro gettone e così via. Se pagassi un drink on demand, cioè proprio su richiesta, il concetto che esprimerei sarebbe il seguente: il tuo tempo vale molto più del mio, tu vali molto più di me, sono costretto a pagare affinché tu possa stare al mio fianco per un po' di tempo. Di fronte a questa situazione non ha proprio senso continuare a parlare con la ragazza. Io chiuderei lì la conversazione e me ne andrei, ovviamente sempre con rispetto, educazione e gentilezza, ma ogni secondo speso con lei sarebbe tempo sprecato. Diverso è il caso in cui sto parlando con una ragazza conosciuta sempre in un locale la sera stessa, mi sto trovando bene, andiamo a bere qualcosa e io pago di mia iniziativa senza fiatare. Anzi, in questo caso sono io ad invitarla perché ho piacere a passare del tempo con lei. In questa situazione qual è il concetto e la sensazione che percepisce la ragazza? Questo ragazzo è realmente interessato a conoscermi, mi ha offerto da bere perché ha visto qualcosa in me che va oltre l'aspetto fisico. Le ragazze sono persone molto sensibili, in grado di cogliere e percepire tutte le sfumature di una situazione o di una persona con la quale stanno dialogando. Ricorda, le tue azioni comunicano le tue intenzioni.